L'editoradio. L'editoradio. Parola ad Umberto Chiariello. È passata abbastanza sotto silenzio la partita di Verona col Chievo, che ha decretato tra l'altro una inutile e giusta esclusione dalla Serie A della formazione veronese, che non avrebbe proprio dovuto partecipare a questo campionato. Giustizia avrebbe voluto che ci fosse stato un processo prima del campionato e l'esclusione del Chievo dalla Serie A. Il campo poi ha fatto giustizia da sé, ma non è quello che ci interessa. Noi interessa sapere che ieri Ancelotti, zitto zitto, lemme lemme, ha fatto le prove generali dell'Arsenal. Sono andate bene queste prove generali? Sì e no, sì e no. Perché? Andiamo ad analizzare il problema. Il Napoli doveva fare una prova di 3-0, l'ha fallita, con quel gol preso all'ultimo minuto da Cesar. Mancanza di attenzione, che non si può avere se ti prepari a una gara dove la concentrazione deve essere massimale. Devi fare le prove fatte bene. Le prove non sono andate bene, perché tu hai preso un gol che non puoi prendere senza neanche ostacolare un difensore che colpisce abbassandosi addirittura in totale libertà. Seconda cosa, ha provato dei giocatori per capire se giovedì possano dare risposte importanti. E chi sono i calciatori provati? Solo due, Ghoulam e Kirkesh. Le risposte sono state confortanti. La terza cosa che ha fatto era capire se Insigne, Mertens, Milik, Zielinski e Kayakon possono giocare tutti insieme. Perché la vera arma che il Napoli avrà contro l'Arsenal è la fantasia. Fantasia al potere, cioè cercare di imbrigliare l'Arsenal con la qualità tecnica dei suoi giocatori. Insigne, spostato a sinistra nel suo ruolo naturale, può fare molto più male che come seconda punta. Mertens e Milik sono una coppia d'attacco importante e Kayakon è l'uomo del raccordo perfetto. Zielinski a centrocampo non è il massimo della vita, ma è in condizioni fisiche ottimali rispetto ad altri. C'è Fabian Ruiz che in questo momento fa fatica e si vede. Sarà lui il sacrificato o il Napoli giocherà col classico 4-4-2 lasciando pronto a entrare in campo uno tra Insigne e Mertens? Questo è il vero problema. E se in difesa giocherà Maximovic con Kirikesh Albiol o giocherà Yusai sulla corsia destra, visto che Malqui è stato accantonato? I dubbi del Napoli non sono tantissimi, ma sono fondamentali, perché tatticamente cambia tutto, sia dietro che avanti. Di certo una cosa Ancelotti sa, che se non ci mette l'intensità mancante in quest'ultimo periodo di stagione e se non ci mette la concentrazione totale, se il Napoli non fa la gara perfetta, il gol lo prende come lo ha preso da 6 partite a questa parte e addio sogni di gloria. Il Napoli deve offendere ma saper difendere, un'equazione che negli ultimi tempi non sta riuscendo. Ecco perché rivogliamo il Napoli di Napoli-Liverpool, quel Napoli straordinario che fece dire a Klopp: non mi è mai successo di non fare un tiro in porta in tutta la partita. Che ritornino queste parole pronunciate da Emery.